Ecco, vediamo altri modi per usare il chat GPT. Abbiamo openai.com che offre una possibilità intermedia più diretta verso i programmatori, ma può essere anche una buona soluzione se per caso volete accedere alla versione gratuita e la trovate occupata, perché offre un po' di risorse simili a quelle di chat GPT, ma in una versione leggermente precedente, quindi la versione che offre Playground, quindi praticamente quando entrate in OpenAI, in pratica OpenAI, che è questa, in realtà io entro nel Playground direttamente, ma se voi entrate in OpenAI praticamente avete il sito, che è questo, e da quel sito è possibile comunque poi accedere praticamente al playground, quindi praticamente OpenAI Playground. Io faccio questo, vado nell'OpenAI API, a questo punto si registra, io sono registrato con Google, esattamente come in ChatGPT, e poi a questo punto si entra in questa videata, platformopenai.com slash playground, in cui è possibile controllare molte cose. Ad esempio si può selezionare quale modello risponde, in questo caso DaVinci è più o meno equivalente a, quindi potete dirgli chi era Einstein, no? Punto interrogativo, e poi selezionate quello, però potete controllare anche la serie di altri caratteri, di parametri come la temperatura, la lunghezza massima della risposta, il top P e altre cose che adesso non sto a spiegare. Però il default, diciamo che va abbastanza bene, fate submit e vi risponde praticamente notate che lui cioè, è un pochino meno bravo a capire la lingua, per cui chi era Einstein l'ha capito in spagnolo. Gli possiamo dire chi era Einstein in italiano. In italiano, punto, quindi mettete le istruzioni precise, quindi togliamo questa cosa qua, facciamo di nuovo il submit e questo abbiamo praticamente la risposta simile a quella che darebbe anche ChatGPT. Qui il problema è che la risposta, visto che si pagano questi token all'inizio, ne dà gratuitamente un tot, ma se ne fate tanti dopo un po' vi chiede la carta di credito e vi fa pagare, ma gli fa pagare sul numero di token che ha generato, compresa la domanda, perché questo sarebbe il costo effettivo. Se invece volete provare l'intelligenza artificiale precedente, era molto interessante. Possiamo passare ADA, che era la prima intelligenza artificiale che rispondeva, e potete controllare che sono stati fatti dei passi da giganti, perché Ada, per esempio, non sa chi era Einstein, perché dice che è C.S. Lewis, che non c'entra niente. Dopo Ada c'è stato, ad esempio, il Babbage. Babbage, se gli chiediamo a Babbage chi era Einstein. Ok, era uno studioso inglese di fisica e matematica, quindi già un pochino meglio. Se glielo chiedete a Curie, quindi notate A, B e C, no? Quindi Ada, Babbage, Curie, C. A Curie, che era l'intelligenza artificiale successiva, gli chiedete questa, anche questa più o meno risponde, ma sostanzialmente è il Da Vinci 3 che è il più potente, perché risponde in maniera un pochino più precisa. Come vedete, e quindi risponde in maniera naturale. Tenete conto che non è proprio ChatGPT questo, perché non è predisposto per il dialogo, ma è completa praticamente. Infatti, vedete qui siamo in una modalità completa, se no, qui abbiamo anche la modalità anche chat, quindi è possibile chattare in un certo modo, ma questa è proprio novità degli ultimi. Degli ultimi giorni, addirittura comparso praticamente 2 o 3 giorni fa, e infatti io cercavo questo GPT-3.5 Turbo. Questo GPT-3.5 Turbo invece è proprio ChatGPT, quindi nel momento in cui gli si dà dei comandi e gli si mettono praticamente dei messaggi, è
è possibile chattare con lui, quindi fare più o meno quello che farebbe ChatGPT. Però questa, la differenza rispetto al ChatGPT ufficiale è che questo è direttamente chiamabile da codice, adesso qui non si vede, ma nell'altro caso, quando andiamo in modalità completa, il codice generato, che è questo, vedete che sono proprio dei codici in Python che permette insomma di lavorare direttamente da un computer che sta facendo girare un software in Python. Quindi la modalità OpenAI API, come detto, potete usarla anche voi se trovate per caso non funzionante il chat GPT propriamente detto e avete comunque bisogno di avere delle risposte. Va bene.